ben ritrovati puntuali come sempre per la nostra rassegna stampa del mattino andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo venerdì 19 maggio andiamo a fare il nostro classico giro delle prime pagine per scoprire insieme i temi caldi di questa giornata partiamo subito cominciamo dal quotidiano la sicilia tanti argomenti tra le altre cose si parla anche dell'etna vedete un'etna che si è risvegliata allerta rossa per l'attività esplosiva l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia parla di uno sciame sismico sul vulcano dunque etna in questo momento sotto osservazione ecco da monitorare per vedere bene cosa sta succedendo ovviamente il maltempo o meglio l'alluvione avvenuta in Emilia-Romagna l'incubo meteo, attenzione, arriva anche in Sicilia. Terremoto dell'acqua, così viene eh, definito eh, quanto avvenuto, il disastro avvenuto in Emilia-Romagna, il numero dei morti sale a 13 e un nuovo ciclone sta puntando adesso il sud. Sono attese forti piogge nel fine settimana. Bollette stangata su enti e imprese, i sindaci sono pronti a spegnere la luce. E poi SOS del lance alla regione, rimoduli tutti i fondi europei, 10 eh, miliardi su assi eh, strategici. Ancora muore in carcere la Boss Nuccio Ieni, uomo di punta eh, dei Pillera eh, Puntini. Processo invece a Catania, Sicula Trasporti chiesti 10 anni per il remida del. Delle discariche, guardate un po' cosa è avvenuto in Vaticano: sono stati attimi di paura perché un uomo ha tentato di forzare un varco. Spari contro quest'auto e c'è anche un fermo. Andiamo in taglio alto, spazio anche al calcio, Serie C, Mr. Ferraro ai saluti, Catania dice resta nel mio cuore, adesso i rosso-azzurri eh, promossi chiaramente in Serie C eh, sono alla ricerca di un eh, nuovo allenatore, magari un tecnico con eh, maggiore esperienza nella categoria. Comunque complimenti a Mr. Ferraro per questa non così scontata promozione. Giro delle città, Catania, il questore... Chiude un locale, era un ritrovo di eh, pregiudicati, sempre a Catania, bocciato, ricorso adorno. Ardizzone resta deputata. Mascalucia, clan Santa Paola verso la requisitoria. Invece si parla ancora del eh, CCPM, ovvero il reparto di cardiochirurgia pediatrica all'ospedale di Taormina, verso una proroga riporta. Il quotidiano La Sicilia. Lasciamo il quotidiano La Sicilia, ci spostiamo sul giornale di Sicilia. In primo piano la cronaca, notizia da Palermo, furti nei negozi e emergenza. In un solo giorno, pensate un po', messi a segno ben cinque colpi in diverse zone della città. Presi di mira la griff del lusso Louis Vuitton, due bar, una tabaccheria e un'antica falegnameria. Parla di Dio di Confcommercio, le nostre telecamere dice sono collegate con la polizia. E poi mancano i dirigenti, funzionari promossi, ma soltanto a tempo. Ancora riparte la corsa ai fondi regionali, bonus energia invece contributi più alti. Ampio spazio stamattina sulla prima pagina del giornale di Sicilia al calcio con il Palermo di scena eh, questa sera al Barbera contro il Brescia per andare ai playoff. Dunque la squadra di Corini si gioca tutto davanti a oltre 30.000 spettatori tifosi del Palermo pronti a riempire il Barbera per spingere la squadra verso i playoff. Per quanto riguarda invece l'Europa League, la Roma vola in finale, la Juve invece si arrende eliminata dal Siviglia. L'Etna scatta l'allerta, rischio, fontana di lava e poi vittima dei bulli a 11 anni a coltello un ragazzino. Il fatto è avvenuto a Palermo, forestale, mazzette per far sparire gli abusi. Sono tre le condanne. In Taglio Alto c'è spazio anche per l'alluvione in Emilia Romagna, regione in ginocchio, altri morti e danni per miliardi, mentre anniversario della strage di Capaci il 23 maggio il ricordo delle vittime di tutti gli attentati. Proseguiamo con la nostra rassegna, ci spostiamo adesso sull'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica, una ricca prima pagina, questa mattina un mare di brutture, mappa delle coste siciliane aggredite dagli abusi, non ci sono soltanto i solarium dello scandalo, nelle Egadi gli scempi infatti dilagano, il comandante della capitaneria di Trapani dice noi lottiamo, la regione invece no. Ponteggi e rottami arrugginiti da capaci a Ragusa. Vedete il tutto accompagnato da questa eh, fotografia che eh, parla da sola. Si tratta di una struttura metallica semidistrutta e abbandonata sulle coste eh, di Isola delle Femmine. Verso le elezioni amministrative, eh, parte la volata finale. In arrivo Giorgia Meloni e e Conte, dunque i big della politica appunto in arrivo in Sicilia per spingere i rispettivi candidati mentre c'è su Repubblica un'interessante intervista al sindaco di Palermo La Galla che dice sì alle nozze arcobaleno ma non posso registrare i figli altra uh, notizia sei un bullo mi vendico e a 11 anni a accoltella il compagno di scuola come detto è avvenuto a Palermo mentre prosegue l'indagine sulla preside dello Zen tre insegnanti contro la preside ci minacciava questo dicono la riscoperta invece San Martino apre le porte l'abbazia svela i suoi segreti splendida l'abbazia nel eh, palermitano e poi chiaramente spazio anche al calcio Rosanero la sera della verità un sogno per 30.000 come detto il Palermo si gioca i playoff davanti a al pubblico amico, lasciamo Repubblica Palermo, andiamo adesso a vedere l'edizione nazionale sempre del quotidiano La Repubblica. Chiaramente in primo piano c'è il disastro avvenuto in Emilia-Romagna il disastro dei soldi mai spesi, questo è il titolo di Repubblica: quasi 9 miliardi di euro stanziati nel 2018 per combattere il dissesto idrogeologico sono però rimasti inutilizzati. Dopo le inondazioni e l'ora delle frane, crollano strade e ponti, decine di centri isolati. I sindaci eroi coordinano i soccorsi. Si aggrava purtroppo il bilancio dell'alluvione, i morti salgono a 13 e sono ben 10.000 le persone sfollate. Eli Schlein dice che il governo usi i fondi del PNRR per salvare subito il territorio, mentre vedete le storie di questi giovanissimi angeli del fango, ragazzi praticamente scesi in strada ad aiutare ehm, i propri concittadini, ad aiutare comunque eh, l'Emilia Romagna a ripulire il tutto dal fango e a cercare di eh, risollevarsi. Sarà chiaramente un percorso molto molto lungo. Siamo sul Corriere della Sera, fango e vittime. Paesi devastati, i morti salgono a 13, comuni sott'acqua, i soccorritori dicono dopo tre giorni è ancora un disastro. I centri colpiti sono una quarantina, distrutto il litorale, oltre 27.000 senza energia elettrica e poi le lunghe code in autostrada. Davvero una terribile tragedia, un dramma per migliaia vedete, di... Eh, cittadini, quanto avvenuto in Emilia-Romagna. Chiaramente i quotidiani stamane eh, mettono in primissimo piano eh, la uh, situazione relativa all'alluvione, anche il quotidiano La Stampa, Musumeci in questo caso accusa prevenire, eh, non porta uh, voti, atteso intanto un nuovo ciclone, dunque torna nuovamente eh, la paura. La politica con Schlein che boccia l'autonomia, Ciriani dice modifiche possibili, la leader del PD... La maggioranza prende in giro i cittadini, aumenta le diseguaglianze. Parla invece il ministro. Zaia non si stracci le vesti, non c'è nessuna manina. Queste le parole del ministro. E poi salone incantato, ovviamente, il salone eh, del libro a Torino. Partita la 35esima edizione, folla all'ingotto, e poi calcio con Europa stregata per la Juve, sconfitta a Siviglia. Gli spagnoli volano in finale, dove affronteranno la Roma di José. Morigno. Il giornale Alluvione i morti sono 13, 27.000 senza corrente, governo pronto al decreto e la Schlein apre all'unità un caso, invece lo sciopero dei voli. Altre sezioni dedicate proprio alla questione alluvione, l'eco delirio di Raimo colpa di chi ha puntato su motori e eh, turismo. Odioso attacco agli alluvionati scrive il giornale sottacqua 5.000 aziende agricole, i campi devastati, ma sulle spiagge si lavora già per la ripresa. Altro tema da attenzionare è l'abuso d'ufficio, una condanna su 100, così si blocca l'Italia. Il 99% delle inchieste contro gli amministratori non porta a nulla, ora la maggioranza cancelli il reato. E poi il calcio, dopo l'Inter, altre due italiane in finale nelle competizioni europee, Roma e Fiorentina, punto in finale, mentre la Juve, KO con il Siviglia e i Bianconeri ovviamente... Eliminati la battaglia dei sindacati per farci pagare il canone RAI, l'esecutivo scrive il giornale studia la rimodulazione. Notizia poi eh, da, ehm, su Silvio Berlusconi o meglio sulle sue condizioni di salute, il cavaliere migliora verso il ritorno a casa che potrebbe avvenire già nel weekend. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, abbiamo ancora tanti quotidiani da vedere, questa ad esempio è la prima pagina del eh, Fatto Quotidiano che apre con questo argomento e questo titolo, la legge Bonaccini anticonsumo di suolo è riuscita ad aumentarlo. Altri cinque morti in Romagna, il prof Pileri nuove autostrade nella norma del 2017. Il 70% in pericolo, la regione, il ventre molle del nord, esposti ad alluvioni e frane, pensate un po', ci sono 3 milioni di abitanti. E ora il presidente vuole pure la nomina a commissario. Questa dunque. Eh, il, ehm, la notizia, l'approfondimento piuttosto polemico da parte eh, del fatto quotidiano in Evicola questa mattina. Il eh, tempo apre invece con l'emergenza. Maltempo, i soldi ci sono, usiamoli. A parlare è il ministro Ciriani, la regione dice che le regioni hanno già risorse per la messa in sicurezza. Nel consiglio dei ministri di martedì le misure del governo, aiuti in tempi rapidi, cresce il bilancio della tragedia, le vittime. Sono 13 gli sfollati, oltre 20.000. In a taglio centrale invece Roma in finale d'Europa League, il calcio dunque in primo piano, ultimo atto a Budapest contro... Il Siviglia con Inter e Fiorentina sono quindi tre le italiane in fondo alle tre Coppe Europee. Dunque, complimenti al calcio italiano che prova a risollevarsi dopo anni piuttosto complicati. Amnesia del Movimento 5 Stelle sul canone Rai. Grillini contro la proposta di abolire la tassa. Ma nel 2019, ricordano i colleghi del quotidiano Il Tempo, volevano invece eliminarla. La nazione apre con una foto certamente emblematica, così come lo è il titolo, senza fine, l'alluvione in Romagna non si ferma, 14 morti, le ultime vittime sono anziani intrappolati nelle case, migliaia gli sfollati, il Ravennate sott'acqua, danni incalcolabili alle colture, parla il ministro Lollobrigida che chiaramente dice servono immediatamente degli aiuti. Dalla Nazione a Libero che invece... A proposito di quanto è avvenuto in Emilia Romagna, rifila una stoccata a Saviano, lo stupidologo così eh, lo definisce libero, Emilia Romagna sottacqua per Saviano, guru della sinistra, la colpa del disastro è del governo che nega il cambiamento climatico. E tra i dem c'è chi spara con una giunta di destra, saremmo tutti morti. E poi la sfida di eh, Giorgia Meloni tra i sette grandi, il Premier rinsalda la cooperazione militare con Tokyo e strappa un'alleanza sui microchip. Viaggio a Hiroshima per eh, Giorgia Meloni. Ed ora lo sport, andiamo a vedere i quotidiani sportivi, abbiamo già visto comunque durante la rassegna, si parla chiaramente delle nostre italiane impegnate nelle competizioni europee, sono arrivate altre due finaliste, si tratta di Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League e allora la gazzetta titola finali d'Italia. Questo il titolo anche Roma e Fiorentina, vedete Tris in Europa, la Juve va KO 2 a 1 a Siviglia, niente titoli per i bianconeri, Allegri esce e torna sotto accusa con il suo futuro eh, alla Juve che eh, resta adesso in bilico e poi l'Inter, la mia Inter per farcela, parla, vedete Rumenighe, Lautaro a tutto per far male al Manchester City chiaramente tra le, tra le tre finali, quella di Champions League è la più eh, attesa. Il Corriere dello Sport titola triplete, triplete il riferimento chiaramente e alle tre finaliste in Europa. Italia che domina in Europa. Dopo l'Inter in finale anche Roma e Fiorentina. Murigno magico 0-0 col Bayern. Il 31 sfiderà il Siviglia Budapest. Juve invece KO in Spagna dopo i tempi supplementari. Vlaovic illude. Decidono però Suso e Lamela. Tra l'altro, eh, vecchie conoscenze del calcio italiano. Il quotidiano sportivo apre invece con l'Inter. Ancora Pep. Inter si può? contro Guardiola anche nel triplete dunque Inter che ha già battuto eh, la eh, Guardiola in passato anche se stavolta Guardiola allena davvero una corazzata come il Manchester City Europa League Juventus fuori all'overtime in finale va soltanto eh, Mourinho ma oltre a Mourinho lo ricordiamo c'è anche la Fiorentina ma in Conference League Chiudiamo questa rassegna stampa odierna, abbiamo visto anche oggi tante notizie interessanti tra cronaca politica e adesso eh, lo sport, ora le nostre edizioni di Spazio Notizia lo sapete per tenervi sempre aggiornati e allora anche oggi così come le altre giornate vi invitiamo a rimanere con noi, a più tardi.